Ciao amiche e ciao amici, come costruire attrazione durante la conversazione con una donna? Bene, bisogna inserire alcuni elementi di comunicazione non verbale che un uomo può facilmente utilizzare per capire quali sono le esigenze, emotive, entrare dentro, diciamo, alla sfera emotiva e produrre rapidamente attrazione in una donna. Ora, nelle relazioni sentimentali è importante capire se esistono esigenze di natura affettiva e esigenze di natura sessuale quando si comunica con una donna. Per cui, ad esempio, è abbastanza semplice, mentre io parlo con una donna, inizio a toccare un attimino questa zona qua, che è il cuore, rimanda all'affetto. E se noto che, ad esempio, durante la conversazione, mentre io parlo, magari in questo modo, non è che devo stare lì 3 ore, però un segnale abbastanza marcato di questa natura, ottengo dall'altra parte, ad esempio, una dilatazione delle pupille, che è un segnale di gradimento che io sono stato in grado di cogliere, perché comunque mentre interagisco ovviamente osservo anche i microsegnali. Allora, a quel punto lì ho una chiave, diciamo, di natura affettiva sulla quale posso interagire per produrre attrazione, per cui inizierò a coccolare qualunque cosa. Inizierò a coccolare un po' me stesso attraverso la carezza mentre parlo, così per amplificare questa sua esigenza affettiva, perché la regola è che dobbiamo amplificarla, non dobbiamo chiuderla. Poi inizierò a parlare: ah, ieri sera mi sono preso il mio cagnolino, me lo sono coccolato completamente, ho la mia cagnolina, insomma, non per fare assonanze, però. E quindi lavoro sempre su questo tipo di, diciamo, metodo in modo interattivo. È ovvio che nel momento in cui poi ottengo ancora i gradimenti, lei tenderà ad avvicinarsi, a dimostrarsi interessata alla conversazione. Sono tutti feedback che mi stanno dicendo che sto comunque costruendo attrazione, che sto dando comunque emotività. Allora, a quel punto lì entrerò direttamente in contatto con lei in modo affettivo, però, quindi tenderò ad abbracciarla, ad accarezzarla sul viso, insomma, mentre parlo, a dare ancora stimoli. E tutto questo piano piano costruisce l'attrazione. È ovvio che poi devo anche provare se c'è una parte sessuale. E allora, nella sfera sessuale, magari per capire se c'è un segnale di gradimento, diciamo, di natura sessuale, mentre mi parlo, ho filo, tutto quello che infilo, diciamo, magari sono lì che gioco con la penna, inizio a giocare con la penna, insomma, in questo modo. E se noto tutto quello che avevo notato, la dilatazione pupillare, ad esempio, allora invece devo presentarmi per costruire attrazione un po' più trasgressivo, non come insomma, un orsacchiotto, ma come, diciamo, all'attore porno, diciamo così, a quello Black and Decker, e quindi un po' più diretto, trasgressivo, magari fare battute a doppio senso, entrare più indirettamente in comunicazione, magari muovermi e sfiorare il seno girandomi. Insomma, ho dato una serie di segnali di questa natura che, se danno appunto, continuano a darmi esiti positivi, significa che sto generando attrazione, in questo caso passando per il secondo canale, cioè entrando dentro l'altro canale. Insomma, comunque, o da un canale o dall'altro devo riuscire a entrare, perché comunque in questo modo costruisco attrazione. Quindi due canali su cui posso entrare sono il canale affettivo e il canale sessuale. Entrando in uno dei due o entrando anche in tutti e due, diciamo che riesco a venire a una condizione di attrazione in modo molto rapido, e quindi la donna si sentirà rapidamente attratta all'interno di una conversazione normale. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. La domanda va postata nei commenti ai video, e se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!